uno spunto di riflessione verso quei valori che sono alla base di una buona amministrazione. Questo è in sintesi il motivo dell'astensione del consigliere d'opposizione di Sessa Cilento alla proposta per il conferimento della cittadinanza onoraria al procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. L'illegalità si combatte non solo sui grandi temi, ma anche nelle piccole azioni amministrative del quotidiano. È una querella che non sta né in cielo né in terra, perché innanzitutto il conferimento della cittadinanza da parte del Consiglio Comunale di Sesto Cilento c'è stato nei fatti, ma la querela non esiste per due ordini di ragioni. Una, la prima, è che il Consiglio Comunale e l'amministrazione sono dotati di un regolamento approvati su proposta del sindaco non più di due mesi fa, e che disciplina proprio il conferimento della cittadinanza onoraria. Il regolamento prevede che per poter conferire una cittadinanza onoraria sia indispensabile una maggioranza qualificata di 7 voti su 10 consiglieri comunali. Il Consiglio Comunale si è espresso in quella circostanza con 8 voti favorevoli e due astenuti. Anche se, per la verità, mi scusi se la interrompo, in effetti il problema non è il conferimento della cittadinanza onoraria, è che, almeno da quello che diceva il sindaco Lombardo, era raggiungere l'unanimità per il conferimento di questa cittadinanza onoraria, vista anche la statura, diciamo, di Roberti. E ci arrivo, perché questa è la seconda ragione. Roberti è un personaggio nazionale ed internazionale che, con la sua attività quotidiana, si preoccupa di tutelare la democrazia e fare in modo che una società sia comunque regolata con strumenti e sistemi democratici. Cioè, chi combatte la malavita alla fine tutela la democrazia. E allora io dico e penso, ma siamo veramente nella condizione di credere che Roberti non avrebbe avuto la sensibilità e quindi l'intelligenza per capire le motivazioni che stavano alla base del voto di astensione, che non erano assolutamente riferite alla sua persona, ma che semplicemente, siccome stavamo parlando di un tema importante e fondamentale, qual è in effetti la legalità, il terrorismo internazionale e così via, voleva essere semplicemente un monito per noi amministratori a fare di più e quindi a fare meglio, proprio nel rispetto di quei valori che Roberti persegue ogni giorno. E nell'ambito e tra le motivazioni ho tratto degli esempi che ho sottoposto al sindaco e al consiglio comunale, che a mio giudizio non si ravvisano elementi dove sono stati compiutamente realizzati gli obiettivi di cui cita la legge, gli obiettivi della buona amministrazione innanzitutto, dove per esempio abbiamo costretto alcuni cittadini a fare ricorso al TAR per vedersi tutelare i propri diritti, dove praticamente non si danno risposte su problemi che oggi sono, diciamo, alla portata di tutti, e mi riferisco al prelievo fiscale adeguato e quindi equilibrato al quale deve essere sottoposta una cittadinanza. Cioè, io ho posto dei problemi reali e concreti, e fossi stato io il sindaco avrei conferito la cittadinanza onoraria così come il Consiglio Comunale l'ha conferita, e allo stesso tempo mi sarei preoccupato di dare comunque risposte rispetto ai problemi e quindi ai temi che un consigliere comunale o due consiglieri comunali hanno posto, perché è vero che il consigliere comunale rappresenta la comunità nel momento in cui conferisce la cittadinanza, ma il consigliere comunale rappresenta la comunità anche quando pone dei problemi sul tappeto e rispetto ai quali c'è latitanza oppure superficialità, oppure ancora non si danno risposte nei tempi giusti e quindi adeguatamente ai cittadini. La sua astensione è sostanzialmente una forma di protesta nei confronti dell'amministrazione, non verso, diciamo, Roberti, cioè questo è il senso.
senso. Ma assolutamente sì, una protesta forse eccessivo, era soltanto, voleva essere uno spunto di riflessione per fare in modo che tutti quanti, compreso il sottoscritto, probabilmente ci dovremmo attivare rispetto a quei valori che persegue Roberti, perché l'illegalità non è che si combatte, come dicevo prima, sui grandi sistemi o quindi sui grandi problemi, ma si combatte dalle piccolissime alle grandi cose, e non si combatte e non ci devono essere per forza di cose dei reati punibili dal codice penale, ma bensì ci possono essere anche delle forme di irregolarità da un punto di vista amministrativo, dove praticamente il reato non c'è, ma allo stesso tempo stiamo commettendo una, diciamo, irregolarità amministrativa.